qui al Games Week di Milano, sono in esposizione i nuovi notebook con le schede grafiche Pascal. MSI è il primo brand ad aver implementato queste nuove schede grafiche nei notebook. Bene, ragazzi, sono disponibili al pubblico della finale e poi già da metà agosto. Il match tra in particolare abbiamo tre modelli. Uno è il GS63, monta una 1060, ma pesa 1,7 kg, è leggerissimo. La serie GS è pensata apposta per chi cerca un notebook potente ma allo stesso tempo molto leggero. Questo è uno dei notebook più leggeri al mondo che monta la 1060. Qui abbiamo il GT73, questo modello con la 1080. Esistono varie configurazioni di questo modello. Bene, amici, anche quello con la 1070 e il display a 120 Hz. Questa è una caratteristica molto ricercata anche tra i giocatori professionisti. Ad esempio, nei tornei professionistici di Counter-Strike il monitor da 120 Hz è obbligatorio per partecipare. Qui abbiamo il GT83, che invece è il notebook in questo momento più potente al mondo. Monta 2080 ed è l'unico notebook ad avere la tastiera meccanica. Ok, adesso abbiamo l'inizio della finale. Questo fa parte della serie GT, quindi per giocatori che cercano soltanto la potenza. Fa parte della serie GT anche il GT62, che monta una 1070 in un notebook da 15 pollici, quindi è in questo momento molto richiesto. Della serie GS invece fa anche parte il GS43, che è da 14 pollici, pesa meno di 1,5 kg, 1,6 kg forse, con la 1060. Tutti questi notebook sono pronti per la realtà virtuale, infatti hanno le iniziali VR dietro il codice. MSI è il primo brand che è stato certificato da HTC e da Intel come notebook pronti per la realtà virtuale. I notebook MSI hanno anche diverse configurazioni, diversi software pensati apposta non solo per il gaming ma anche per altri tipi di utilizzi, infatti sono molto richiesti anche da architetti o ingegneri, grafici, designer. Questo perché sono software che sono in esclusiva molto spesso per MSI per sfruttare al meglio l'hardware.